eminenza della magistratura. Si rafforza al contempo, nelle volte questi cambiamenti, la figura del Premier, la cui elezione diretta è connessa all'elezione della Camera dei Deputati, che diventa il principale organo legislativo accanto a un Senato federale. Detto queste, non dico insomma tutte le, non voglio entrare dentro tutte le cose, ma magari forse sarebbe opportuno, posso ripassarci anche dopo. Si prevede l'attribuzione alle regioni di una potestà legislativa nel campo dell'assistenza sanitaria e dell'organizzazione scolastica, quindi si pone così le basi per le violazioni del principio dell'eguaglianza dei cittadini. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che prevedono il cambiamento della Repubblica che ci è stata consegnata dalla lotta di resistenza. Pertanto il collegamento oggi che volevo porre anche all'attenzione dei nostri ospiti era quello relativo a un momento in cui c'è un attacco forte ai valori stessi anche della resistenza, che avviene anche tramite la diminuzione drastica dei fondi all'Associazione Nazionale Partigiani o la riscrittura di alcuni libri e testi scolastici dove vengono elogiate delle figure che la moglie Pozzolini o altri soggetti che nulla hanno avuto a che fare con quella che è la storia e la cultura del nostro paese. Quindi io adesso lascio la parola a Giovanni, se vuol dirci due cose, oppure a Giacomo, oppure ai nostri discepoli. Facciamo fare delle domande a chi vuole intervenire. Preferisci parlare, facciamo fare delle domande, poi dopo magari dopo. Se qualcuno ha delle impressioni, delle cose da dire rispetto anche al filmato e le cose che sono state dette, insomma, aggiungo che la famiglia con me, per esempio, mi ha colpito molto la frase della Lori, dove dice: qual è il giorno più bello della vita? Il giorno più bello della vita è quando c'è stata la pace. È un valore, è un simbolo che in questo momento qua tutti quanti lo sentiamo forte, proprio in un momento in cui la guerra diventa il tema dominante, anche se non viene vissuto direttamente, ma le immagini che osserviamo, quello che leggiamo sulla guerra ogni giorno appaiono sui giornali, sulla guerra che ci coinvolge tutti. E così come l'altra cosa che mi ha colpito di aver filmato è la frase di Giovanni che diceva: sì, ho consegnato le armi, ma quei valori e quelle cose eccetera, restano sempre nel mio cuore, fanno parte del mio essere, della mia persona. La grande parola deve stimolare nella mia lunga vita, dico, io ho fatto la scelta 15 anni sono andato a lavorare in Francia, 15 anni e mezzo sono andato nelle miniere di carbone, quindi ho affrontato una gran parte dell'immigrazione, gli stessi compagni francesi, cercato di mantenere statello, questa mia coscienza politica che ho acquistato anche attraverso l'esperienza, soprattutto dopo la guerra di Spagna. Sono andato volontario a 18 anni nella regatta Garibaldi, sono stato ferito abbastanza male, mi porta anche fuori con te questo oggi. E ho fatto la scelta di vita, che è stato un grande impegno morale, politico. E vedevo Dio con molta sincerità, l'esperienza che ho acquisito in Spagna mi è stata molto utile nella guerra di liberazione del mio paese. Mi ricordo quando mi chiamarono a organizzare il primo gruppo di capisti, mi spiegano i significati di quella lotta. Io ero abituato in Spagna a una compagnia, un distaccamento, una brigata a combattere, non in senso individuale, una piccola gruppo. E c'è stata in me una grande riflessione. Mi ricordo che era venuto poi a Mendola che mi aveva spiegato il significato di bandiera repubblicana, di partigiani in Francia, e anche in base a quell'esperienza.
sensazione che il giovane aveva avuto coraggio, l'ha fatto quello che dovevo fare. Credo che oggi il documentario che ha fatto Marco Pozzi, credo che è utile soprattutto per conoscere la nuova generazione quello che è stato l'impegno e il contributo, non tanto delle singole persone, ma quello che è stato contributo l'impegno della stragrande maggioranza del popolo italiano. Credo che stiamo attraversando un momento complesso e difficile, si tenta, si cerca di tentare, di cancellare, di ignorare quello che è stato l'impegno della trascorsa della lotta contro i tedeschi, contro i fascisti, si cerca di dimenticare, di ignorare quello che è stato il significato morale, politico, direi anche culturale della guerra di liberazione, ed è per questo che occorre oggi questo maggiore impegno da parte delle forze politiche, da parte dei sindacati, da parte di tutti gli organi di rimasto. E io ho la sensazione, lo dico con molta sincerità, l'altro ieri parlando assieme all'amico Zaccaria, credo che c'è un po' anche da parte delle forze politiche si tenta di dimenticare, di ignorare in parte quello che è stato il contributo degli operai, di contadini, della maggioranza del popolo italiano per ridare l'Italia da rinascere la democrazia. Credo che questa pagina di lotta, che è una pagina gloriosa del popolo italiano, di tutte le categorie sociali, dovrebbe essere di più ricordata e soprattutto portare a conoscenza alle nuove generazioni che non conoscono sufficientemente quello che è stato l'impegno morale, politico, culturale della stragrande maggioranza del popolo italiano. Oggi c'è grande difficoltà quando andiamo a parlare a scuola anche da parte di spiegare, di portare a conoscenza. C'è tutta la sensazione, almeno, tentativo di ignorare, sottovalutare o anche cancellare quello che è stato questo impegno, il contributo che ha dato la maggioranza del popolo italiano, dico in modo particolare della classe operaia e dei contadini. Io credo che il contributo che abbiamo dato allora era un contributo con una grande coscienza morale e politica. Credo che questo contributo morale e politico che avevamo ieri l'abbiamo anche oggi nella lotta per difendere le conquiste di allora, per difendere la libertà e la democrazia, per condurre la lotta contro questo governo che dovrebbe cancellare tutto quello che è stato l'impegno, il significato morale e culturale della guerra di liberazione. È vero che però siamo in un momento difficile, c'è la guerra in Iraq, c'è tentativi da parte dei gruppi dirigenti del governo attuale di cancellare, di ignorare il fatto stesso. Siamo nel 60° anniversario della guerra di liberazione e si è scioccato, ci sono riusciti a cancellare quello che è stato, che è sempre stato nel passato, un contributo che hanno dato alle associazioni partigiane
per portare la conoscenza a parlare delle manifestazioni del 60esimo, nelle scuole, nell'università, nelle campagne, comunque, quello che hanno fatto, l'hanno fatto in quelle volte che cambiate. E certo che di fronte a questo tentativo del governo attuale, di ignorare, di cancellare, di dimenticare, trovate quelle parole, non c'è una reazione sufficientemente, non c'è un impegno sufficiente da parte anche della sinistra, da parte nostra, da parte dei sindacati, da parte delle forze politiche per denunciare questo tentativo che c'è da parte del governo attuale. È per questo che dobbiamo portare a conoscenza soprattutto alle nuove generazioni quello che è stato l'impegno, il lavoro, il contributo degli operai, dei contadini, della maggioranza del popolo italiano per creare le condizioni per la ripresa del nostro paese. Io ricordo, voglio dire così, quando mi hanno chiamato a Torino per organizzare gli acquisti, ero venuto a parlare con me, la compagna Valentini, a Mendola, mi sembrava una cosa dall'altro mondo, quando mi hanno spiegato cosa dovevo fare, dare sono stato a colpire la spia, andare nel comando a colpire l'ufficiale, mi sembrava una cosa impossibile. Non lo dico, io c'era per tutto 20 giorni prima di fare la prevenzione. E poi attraverso una lunga discussione con Amendo della Rondina che mi hanno portato a conoscenza l'esperienza di prendere la guida di partigiani francesi, ho avuto il coraggio, ho superato le difficoltà che avevo incontrato e anche io ho cercato assieme a altri compagni, altri giovani, di dare il mio contributo alla diversa del nostro paese. Ma credo che in gran parte di noi non c'è soltanto lo spirito di lottare contro il tedesco invasore, contro c'è anche in noi una grande coscienza morale e politica. Avevamo la convinzione profonda di combattere per qualcosa che era la libertà, che era la democrazia, che era una maggiore giustizia sociale, che era soprattutto la lotta per la pace. Io ricordo, forse c'è nessuno allora, il 25 aprile, quando fu il giorno della dichiarazione, ma tutta la gente gridava sì, viva la resistenza, ma soprattutto che noi vogliamo la pace, non vogliamo più guerra, vogliamo la pace e non vogliamo più guerra. Questo era il significato della lotta di contributo che hanno dato i partigiani, i patrioti della lotta per liberare il nostro paese. Credo che oggi dobbiamo continuare questa lotta, questo impegno morale e politico contro i tentativi di coloro che vogliono la guerra, che volevano cancellare questa pagina gloriosa del contributo, della lotta dei operai, dei contadini, della maggioranza del popolo italiano. Io credo che questo incontro si devono fare più spesso, ma soprattutto lo dobbiamo fare nelle scuole se possibile, in mezzo ai giovani, spiegare ai giovani quello che è stato il lavoro, il sacrificio, l'impegno di coloro che hanno saputo lottare contro i tedeschi, contro i fascisti nel 1940. Al 45. Questo deve essere l'impegno e il significato nostro oggi. Non voglio qui raccontare, credo che l'Emilia è piena di episodi, ho dato anche questa magari dimostrazione attraverso i suoi combattenti alla lotta per la liberazione del nostro paese. Ma credo che il significato morale deve essere sempre portato a conoscenza, soprattutto nelle scuole e all'università. È quello che manca ancora oggi.
soprattutto con coraggio, con paura. In Spagna ho combattuto con coraggio e con paura nella guerra di liberazione, sono ancora oggi impegnato nella lotta per difendere questi valori di libertà, di democrazia che si vorrebbe cancellare. Quindi io da questo racconto di Caserta ho detto ho fiducia e speranza perché ho visto perché è stato l'impegno di coloro che prima di me hanno saputo combattere, affrontare il carcere, il tribunale stagione, che hanno creato le condizioni, ci hanno educato poi dalla lotta per dare il nostro contributo, il nostro impegno a liberare il nostro paese. Grazie. Io faccio parlare anche ora, c'è che voleva dire campione. Volevo dire una cosa, a mio avviso, e si è anche discutendo in questi ultimi anni, c'è stato un grande ritardo anche nella resistenza, nei movimenti della sinistra, eccetera, a portare certi riconoscimenti, come diceva Giovanni, verso quel grande movimento che è stato, per esempio, il mondo contadino. Dopo verrò anche la città. Ma nelle nostre campagne, nelle nostre colline, se non ci fossero stati i contadini e le donne, cosa succede? Dal filmato anche si vede il contributo, perché non sarà stata la sola, delle donne anche nelle città, nei gruppi, perché i GAP operavano in gruppi, era ancora più difficile, isolati da tutto, eccetera, per un certo problema. Ecco, questo qui, noi, come sono d'accordo con tutto quello che ha detto in ultimo Giovanni, le scuole, abbiamo avuto delle amministrazioni, vedi Assisi, vedi Firenze, con tanti giovani, bisogna, ecco, entrare, come diceva anche il nostro assessore prima, che stiamo operando per il 60°, verso queste categorie, perché appunto la donna ha avuto un grande contributo, tanto è vero che adesso ne parleranno tali, l'Istituto Cervi 15 giorni fa ha convocato a Reggio un convegno di 2 giorni e mezzo, che ho letto sul giornale stamattina, lo trasmetteranno, non so, per radio o per televisione, ho letto stamattina, no? sul contributo dato dalle donne nella resistenza. L'ultima chiusura che voglio dire, quando lei ha parlato che ci siamo battuti per la pace, eccetera. Io alcuni anni fa, 5-6 anni fa, sono andato a un convegno a Milano della resistenza europea, c'era la Bonino a concludere, eccetera. Ci ha dato un documento, io avevo letto, ma adesso ho il documento in mano. Quando pensiamo che nel 41 i confinati di un'isola, nel 41 si sono messi attorno a un tavolo e discutere, ed è uscito quel famoso manifesto di Ventotene, cosa dicevano? Dicevano che dopo, dal 900 al 1945, 2 guerre mondiali, eccetera, si battevano per un'Europa unita. Adesso, con il nostro anche front scandinese, sono 25 paesi. Speriamo che, ecco, più guerre fra questi paesi non ne abbiamo più. Ecco, la pace, quello che diceva Giovanni in ultimo, è il succo più importante. Ecco, il Soltani parlerà anche del contributo sicuramente dato a quel convegno, perché c'erano studiosi e studiose da tutta Italia. Io, voi avete visto una parte della mia storia, dico una parte perché poi il mio impegno di antifascista e di comunista è stato anche più lungo di questa parte che avete visto. Ho cominciato già ancora negli anni del fascismo, che facevo parte di una piccola cellula comunista nella fabbrica dove lavoravo, e si faceva quel che si poteva naturalmente. Io però voglio sempre sottolineare, appunto, come diceva il compagno, che la mia storia è la storia anche di tante e di tante altre donne, perché io credo che una novità nella lotta di liberazione nazionale della resistenza sia stata la grande partecipazione delle donne. Noi nella storia del nostro paese, per esempio gli anni
delle battaglie della guerra per l'unità d'Italia, per l'indipendenza, ci sono state delle donne che si sono impegnate, che hanno aiutato, ma in generale si trattava di donne di classe sociale, di elite, ed erano dei casi. Invece nella Resistenza le donne hanno partecipato veramente in massa, veramente un contributo di grande, proprio popolare. Io a volte dico che la Resistenza, siccome qualcuno ogni tanto dice che eravamo quattro gatti, solo quelli che sparavano e vera e basta, invece lo sappiamo che non è così, ma io credo però che invece la Resistenza ha assunto il carattere di lotta popolare, veramente di massa, proprio per la partecipazione delle donne, che sono state, scusate, io dico a migliaia, in mille modi certamente, c'erano quelle che avevano deciso di entrare nelle formazioni armate, c'erano state, non solo io, altre. Poi invece però tutto il resto che doveva, l'aiuto che hanno dato alle formazioni partigiane, non so, tutte le donne che hanno fatto la Resistenza passano la storia sotto la definizione di staffette. E io sono sempre stata un po' polemica con questa definizione che mi sembra restrittiva, perché la staffetta è il portaordini, almeno il significato che trovi sul dizionario è questo. Ma in realtà le staffette hanno fatto ben altro che portare gli ordini, anzi, assicuravano spesso i collegamenti necessari alle brigate e ai gruppi di partigiani. Un esercito ha sempre bisogno dei collegamenti, ha sempre bisogno. C'è una compagna che sostiene che non eravamo staffette ma ufficiali di collegamento, ma non è nemmeno tanto sbagliato. Quindi la mia storia è la storia di centinaia di migliaia di donne che hanno fatto la Resistenza. Io sono d'accordo col compagno, dice che si è parlato poco anche del contributo della lotta dei contadini, però anche lì se andiamo a vedere erano soprattutto donne, perché la maggioranza degli uomini o erano molto anziani, ma gli uomini dovevano andare nelle brigate o scappare o nascondersi. Quindi le donne hanno partecipato in mille modi e di ogni strato sociale, operaie, impiegate, come dire, intellettuali, dottoresse, ma anche delle suore, che nelle zone di montagna specialmente hanno anche aiutato, a volte hanno aiutato a nascondere dei partigiani, a curarli quando erano feriti. Allora questo è un aspetto anche politico, comunque molto importante della storia della Resistenza, che non sempre è stato valorizzato. Forse io dico che anche noi stesse siamo state un po' modeste. Finita la guerra non abbiamo pensato, gli uomini sono sempre meno modesti di noi, però in realtà, e allora io sostengo che una storia razionale, una storia completa della partecipazione delle donne per le motivazioni, per i meriti, per ancora forse è ancora da scrivere, anche se oggi è vero che c'è molta memorialistica. Quel convegno di cui ha parlato il compagno che si è tenuto non molti giorni fa a Reggio Emilia, io avrei voluto andare ma purtroppo non stavo bene e non sono potuta andare. Però penso, mi fa piacere sapere che ci saranno gli atti, perché veramente c'era una presenza di storici, di protagonisti, un convegno molto, molto, molto interessante, molto importante, che forse di per sé stesso può dare l'idea della partecipazione in tutti tanti modi delle donne. Questo lo dico sempre perché la mia storia, ripeto, la storia di centinaia di altre donne, senza parlare di quelle che purtroppo hanno rimesso la vita, che sono morti nei campi di sterminio o che sono state morte sotto le torture o fucilati durante la lotta. Quindi è veramente una parte che varrebbe la pena di riprenderla sempre, di vedere, non dico di non dimenticarla, perché non è che si sia dimenticata, ma veramente nella sua importanza, nel peso che ha avuto, forse ancora no. Il compagno Boldrini qualche anno fa dichiarò che se non ci fossero queste precise parole, se non ci fossero state le donne, noi avremmo combinato ben poco. Detto da lui, che sappiamo che combattente è stato, e anche lui probabilmente pensava a tutte le
le donne della sua brigata, tutte le ragazze che gli portavano i rifornimenti, che gli portavano le informazioni, che gli assicuravano i collegamenti. Certo, l'ha detto 40 anni dopo, insomma, ecco, meglio tardi che mai. Detto questo, io voglio riprendere molto rapidamente una questione che è di oggi, che dovrebbe preoccuparci, secondo me, molto di più tutti quanti, quello che stanno facendo della Costituzione. E io mi permetto di dire che non trovo abbastanza impegno, abbastanza preoccupazione per questo che sta avvenendo da parte dei partiti della sinistra, da parte delle forze politiche di sinistra. Anche perché non vedo iniziative per far conoscere alla popolazione, alla gente, all'opinione pubblica i pericoli che stiamo correndo. Perché è vero che hanno detto che vogliono modificare solo la seconda parte, ma questa è una bugia, è una balla, perché in realtà verrà stravolta tutta la Costituzione e soprattutto nei suoi principi fondamentali. Noi sono tanti anni che diciamo la Costituzione è nata dalla Resistenza, ma questa è una realtà storica. Perché gli ideali per cui abbiamo combattuto sono stati proprio messi di giustizia, di libertà, di tolleranza e di pace, sono quelli per cui abbiamo combattuto e quindi li abbiamo poi scritti nella Costituzione. Però ripeto, io non trovo sufficiente preoccupazione e di conseguenza nemmeno iniziative per una cosa che a me sembra invece molto, molto, ma molto preoccupante. Che non sappiamo dove ci porta, che tipo di paese avremo, che repubblica avremo, che costituzione avremo, perché purtroppo a colpi di maggioranza stanno passando diversi articoli, però non so come si può fermare questo attacco di tipo eversivo, io dico questo, di tipo eversivo. Ecco, volevo dire queste cose. Intanto ringrazio la sezione del Partito di Rifondazione Comunista per aver pensato anche all'AMPI, alla presidenza dell'AMPI per questo incontro, che è privo di significato, come vedete. Insomma, io non voglio spendere parole proprio attorno alla resistenza nella nostra provincia, perché le cose che abbiamo visto nel filmato si sono ripetute nelle province del nord, credo un po' a copione, in modo diverso, però, e anche noi abbiamo avuto i nostri 626 caduti, abbiamo avuto i fratelli Cerri, abbiamo avuto Don Pasquino Borghi, abbiamo avuto pagine notevoli della resistenza nella nostra provincia. Ecco, io voglio invece fermarmi sul 60°, riferendomi proprio anche alle modifiche costituzionali che sono in atto. Noi abbiamo avuto le elezioni di recente, fortunatamente nella nostra provincia 45 comuni su 45 sono gestiti dalle sinistre, in generale unitariamente, dove la resistenza è il 60° è all'ordine del giorno. Guai se non fosse così, abbiamo i sindaci, assessori alla cultura impegnati nei rapporti con la scuola. Abbiamo scuole che hanno adottato i monumenti partigiani, che li seguono, che sono loro a fare le commemorazioni assieme agli amministratori e assieme ai partigiani. E di ciò siamo grati alle amministrazioni proprio per quello che fanno. Abbiamo anche la fortuna, che un tempo non era così, di avere decine e decine di insegnanti che lavorano con noi per portare avanti la tematica della resistenza nelle scuole, anche direttori, importanti come il Cattaneo eccetera, che sono impegnati fortemente in questo lavoro. E tutto ciò accade nel momento in cui purtroppo c'è un governo che non è che ha spaccato la porta per andare a Montecitorio, è perché la frantumazione della sinistra italiana li ha messo in condizione di vincere le elezioni e di andare lì, perché prima non era così, e perciò fanno il loro mestiere, fanno quello che devono fare. E i fascisti cosa dovrebbero fare se non fanno così? D'altra parte Vespa sti giorni, così in modo molto dolce, Mussolini, grande uomo, grande nonno, grande padre, può essere stato anche bravo a carezzare i bambini in casa, però quanti bambini, anche qui alla bettola, bambini buttati nel fuoco, perché il fascismo è questo
abitazione di Mussolini, il divano di Mussolini o il letto di Mussolini, con tutto il rispetto che ha avuto anche per la moglie quando l'hanno ucciso, era accompagnato con la testata, no, questo sul piano morale non c'è proprio niente da aggiungere. Ecco. E perciò dobbiamo soffermarci, e voi l'avete ribadito anche voi, proprio sul fatto delle modifiche costituzionali. Intanto non è solo la seconda parte, perché il fatto che l'Italia ha i soldati in Iraq è la modifica sostanziale della prima parte, perché l'Italia non c'è più di la guerra. Invece altro che modifica sulla carta, e nella pratica sono in guerra, perciò a rovescio dei dettati costituzionali. E perciò si cerca di trasformare proprio, di ribaltare, e i nostri costituzionalisti, i nostri santi, che ne abbiamo avuto anche a Reggio, come Laiotti, come Dossetti, come Ruini, visto ciò che era successo col fascismo, con le guerre endemiche di un secolo, hanno detto adesso basta con la guerra. Perciò l'Italia ripudia la guerra, l'Italia è fondata sul lavoro, l'Italia ha diritto allo studio, alla salute, tutte queste grandissime cose che i nostri costituenti, e che si stanno minando. E quello che preoccupa, e poi non voglio tenerla molto lunga, noi abbiamo come anche a Reggio organizzato un dibattito il 4 settembre, che è ritenuta la terza manifestazione fatta in provincia di Reggio come riuscita in difesa della Costituzione. È stata una grande cosa, che purtroppo è un po' una noce nel sacco. È vero che ci sono interpellanze nei comuni adesso, ci sono anche amministrazioni che lasciano giù il gettone di presenza per l'ANPI perché ci sono stati tagli di fondi in campo nazionale e così via. Noi ci siamo impegnati a raccogliere una quindicina di mila euro proprio perché il 60° lo vogliamo fare in grande insieme all'amministrazione comunale. Abbiamo già versato e poi martedì porteremo ancora soldi a Bologna che vanno a Roma per il 60°. Perché la resistenza per noi non è finita nel 45, ma abbiamo anche oggi, il pomeriggio e sabato, gente che va a giocare alle carte o al biliardo, noi siamo qui proprio per questa ragione, questa resistenza. E vogliamo andare avanti in questo modo. Quello che preoccupa proprio è l'estrepazione. Ormai sembra una cosa scontata, sono al governo, il Berlusconi ai canali televisivi, a 4-5 giornali, anche i canali dello Stato le danno una mano quotidianamente e non c'è la reazione sufficiente che deve essere il paese. O noi ci alziamo la testa in questo momento, perché questa è l'ora, non è che dobbiamo aspettarne un'altra, perché sarà sempre peggio, perché noi abbiamo coscienza, come dice lui. Io ho portato le armi a Casina, abbiamo dato le armi a un ufficiale inglese, però la coscienza l'abbiamo portata a casa, siamo ancora qui. Ma non siamo tutti così, c'è chi si adatta così. In Emilia, tra l'altro, c'è anche la fortuna e la disgrazia che c'è un grande benessere, che la disoccupazione qui a Reggio più basso di tutta Italia, l'istruzione più alta di tutta Italia, i frigoriferi sono pieni, invece in altre regioni sono almeno costretti a battersi per il posto di lavoro, per andare a scuola, per queste condizioni, per l'inquinamento e così via. Problemi ne abbiamo tanti anche noi, però almeno il problema economico non c'è disoccupazione. Reggio Emilia ha raggiunto 155.000 abitanti proprio grazie agli arrivi dal sud e dall'estero. Siamo la provincia di Emilia Romagna che ha più immigrati e giustamente accolti, credo, il che è una cosa molto importante, che hanno lavoro, moltissimi hanno anche la casa, e sono risultati eccellenti. Ecco, noi abbiamo bisogno, e finisco, e faccio appello a tutte le forze politiche, voi avete fatto bene a fare questa cosa, anche se non è grande, non è priva di significato, perché le cose che diciamo qui valgono anche fuori. Noi dobbiamo dare retta a ciò che disse Dossetti qualche anno fa, che avvertiva in modo intelligente e lungimirante il pericolo che oggi viviamo, di dar vita ai comitati in difesa della Costituzione. Noi dobbiamo creare una ragnatela, una rete, un tessuto in tutta la nostra provincia, partendo dai comuni, dalle associazioni, dalle sezioni dell'ANPI, una tessitura che respinga. La battaglia è ancora aperta in Parlamento. Andrà a finire perché la maggioranza è maggioranza. Però leggevo un articolo stamattina in un giornale che dice, insomma, Berlusconi era davanti al Parlamento a festeggiare questa
hanno fatto festa, però non c'era un cane con un cartello al collo che dicesse state rovinando la Costituzione, state rovinando il paese, uccidete la democrazia, schiacciate la resistenza. Ecco, è questo che manca. E noi i prossimi giorni, l'Ampi di Reggio Emilia, se non si muove nessuno, farà appello ai partigiani e quanti vorranno starci, faremo un girotondo intorno al monumento ai nostri caduti, perché noi non ci arrendiamo davvero. Io domenica andrò a Fanano, che c'è, e queste sono fortune che capitano, ci sarà un seminario di giovani attorno alla resistenza. Questo è il nostro seme da mettere giù. Io ci andrò, anche se di domenica ci sacrificheremo, ma ne abbiamo fatto ben altro. Io avevo un fratello che è morto a 19 anni con le armi in pugno, mio Dio, nel 33, e perciò che sacrifici sono questi? Non hanno potuto farsi una famiglia, non hanno potuto avere una casa, non hanno potuto finire gli studi. E noi che sacrifici siamo? Siamo qui, poi c'è anche la luce, abbiamo la macchina per tornare a casa. Facciamo queste cose giorno e notte proprio per vedere se riusciamo a ribaltarle, facendo appello alle forze politiche perché stiano unite. E segnali positivi ce ne sono anche nella nostra provincia. Perché ripeto, abbiamo 45 amministrazioni, l'unica che sembra di destra, che il sindaco che è figlio di un partigiano, è andato al potere perché hanno fatto tre liste di sinistra, altrimenti non ci andava. Abbiamo stato in comune per 5 voti. Ma è figlio di una partigiana, partecipa alle iniziative, le prende e ci dà una mano anche lui. Perciò abbiamo la fortuna di avere questa grande forza che ci dà una mano e il 60esimo sarà. Il 60esimo sarà grande nel nostro caso di destra. Vi ringrazio. Volevo chiedere qualcosa, sembrerà un po' provocatorio, ma prego di scusare. Da tutto quello che traspare oggi, così sembra che sono stati traditi quelli che sono i valori costituzionali nati dalla resistenza, così. Però quando io mi sono affacciato alla politica, voglio essere un po' sintetico anche, nei primi anni 70 così, noi giovani avevamo un'altra visione, forse, di quella che era stata la lotta partigiana, la lotta dei campisti. Per noi utilizzavamo, questa lotta non tanto come una lotta di costituzione, così, ma di un mondo nuovo, era creare loro. Per noi i partigiani erano quasi tutti, erano i comunisti, una buona parte di anarchici, sì, dopo la lotta partigiana l'hanno fatta tutte quelle che sono state le forze democratiche, se vogliamo, ma c'è stato, dopo questi anni, per noi, della mia generazione, la lotta partigiana era la lotta anche per uno Stato nuovo, per il comunismo, per una società nuova, non come la mitizzavamo noi. Voi l'avete fatta, adesso vi spiegherete meglio se è giusto o sbagliato. Questa forma di revisionismo che è venuta avanti, alla fine degli anni 70, così, che ha cominciato a dire la Costituzione nata dalla resistenza, è vero, voglio dire, ma si è iniziato per arrivare, alle ultime frasi infelici di Violati, di un uomo di sinistra che diceva che anche i ragazzi di Salò hanno una dignità. Quando un giornalista come Pansa pubblica il libro Il sangue dei vinti, così, si è passato. Non è, tutto il fatto di Berlusconi, delle destre, tutto. C'è tutto un terreno culturale dietro questa ascesa, della destra che nasce molto prima, nasce da aver abbandonato certi ideali, secondo me, certi ideali. Io penso che la maggior parte dei partigiani abbia fatto una lotta di resistenza per sconfiggere il fascismo, sicuramente, ma anche per far nascere uno Stato comunista con degli altri valori, con degli uomini nuovi, non uno Stato, perché appena finita la guerra c'era De Gasperi, c'era Tambroni, c'era Selva, c'era dei fascisti, i fascisti sono rimasti dentro i corpi dello Stato, voglio dire, già allora,
gli operai che ammazzavano in piazza delle manifestazioni, così era la polizia fascista allora, se non mi sbaglio. Voglio dire, i fascisti sono rimasti nei loro posti di potere, così li hai contrastati con dei grossi movimenti di massa, ma poi è iniziato tutto il revisionismo. È vero, l'Italia ripudia la guerra, ma non dimentichiamoci che siamo andati a buttare le bombe in Kosovo, e se non è un'azione di guerra quella, ditemi, bombardare il paese civile anche con sotto un altro, che non c'era, voglio dire, il governo di destra. Io dico, è iniziato prima questo revisionismo, adesso siamo arrivati all'apice, adesso stiamo, però gli abbiamo contribuito anche noi, secondo me, in parte a non contrastarlo quando nascevano tutte queste tendenze. E cosa proponi, detto tutto questo? Cosa si fa? Siamo in ottobre del 2004 con un governo che è quello lì, con i pericoli che ci sono, cosa proponi? Perché bisogna dire a cosa fa? C'è stato Scelba, lo so anch'io. No, sto dicendo, ho ben detto, non sembrerà provocatoria, voglio dire, voi l'avete fatta la resistenza, così io ho fatto una mia analisi di... No, però scusa se mi intrometto questa discussione qui. La cosa forte che è uscita da questo dibattito qua è il discorso dell'altra resistenza, che è necessaria adesso. Veramente è un momento di grande emergenza. E prima il Presidente Levanti parlava di Berlusconi e delle sue reti, no? Si è convinti che quello sia un potere, il potere mediatico sia un potere assoluto e assolutamente invincibile. Non è così. Il potere mediatico si vince costituendo un network, che è esattamente quello di cui parlava lui prima, cioè andare nelle scuole, parlare ai giovani, testimoniare la possibilità di un mondo altro rispetto a quello che viene rappresentato. Certo, non si vince andando a fare il risotto da Vespa, cioè quando un capo della sinistra si presta a quello, invece di dire uso la televisione per farla diventare proprio uno strumento di progresso e di democrazia, al di là dei discorsi politici. La prima cosa che ha fatto Zapatero quando è andato al potere, è che è una persona moderatamente di sinistra, ma secondo me è un rivoluzionario, oltre a tenere fede alle promesse elettorali, cioè ritirare il contingente spagnolo immediatamente dall'Iraq, e sta fare due cose: fare un governo composto per la metà di donne e blindare la televisione pubblica spagnola dalla possibilità di interferenze di partiti politici. Questa cosa qui la sinistra non si è mai sognata di farlo, non si è mai sognata di usare quello strumento lì per far diventare qualcos'altro. E in più ci si è accodati culturalmente ad una spinta eversiva, che è eversiva nel senso di abbassamento della soglia della difesa morale delle persone. Quando io mi sono laureato nell'88, la settimana in cui mi sono laureato, sono stato chiamato allora dal gruppo Finvest per andare a lavorare in un fantomatico gruppo di ricerca e sviluppo di nuovi programmi, che in realtà doveva stabilire come rincoglionire la gente con i programmi televisivi. Era l'88, e Berlusconi era ben lontano da scendere in politica direttamente, ma faceva politica. Quelle televisioni lì erano state create, pensate, se vi leggete il piano della loggia B2, Propaganda 2, con quello scopo lì. Che cosa si è controbattuto a quello dal punto di vista sociale e politico, dal punto di vista culturale? Nulla. Ci si è accodati dal punto di vista della rappresentanza televisiva alle spartizioni, da cui la RAI è diventata quello che è, un disastro con cui ogni volta che ci entro mi sento male per come hanno ridotto quell'azienda lì, che poteva essere una cosa utile per la crescita di questo popolo qua, e in più si è perso la capacità di comunicare tra persone, no? Si è fatto crescere questa cosa qua. Allora ecco che allora si vedono i media come qualcosa di assolutamente invincibile, ma non è così, cioè è così che si vincono. Ha ragione lui,
scuole, andando in convegni tra i giovani, facendo le cose che stiamo facendo, cominciare a parlarsi, a testimoniare che c'è una possibilità altra rispetto a quello che ci viene venduto come unico modello di comportamento possibile. Non so, in questo momento qua, cito un esempio che ci apparentemente c'entra a posto, in cui il nostro paese è in qualche modo in guerra, una delle cose più belle culturalmente che sono state fatte è stata la lettura dell'Iliade fatta da Baricco a Roma e a Torino. Un poema di guerra, che è fortemente un poema contro la guerra, perché ti mostra i disastri che la guerra provoca e che negli unici momenti di umanità fa parlare chi? Le donne. Cioè sono le donne che sono portatrici di valori di civiltà, di crescita spirituale, di pace, eccetera, eccetera. E lui sta facendo questa cosa qua in questo momento per controbattere per quello che può fare lui, che è un poco ma tanto, perché si chiama Baricco. È vero che ognuno di noi, nel suo piccolo, grande, nelle sue possibilità che ha, dovrebbe rispondere a questa chiamata qua. Credo che è l'oggi il problema. Nel passato gli errori sono stati enormi e sono errori di rappresentanza incredibili all'interno della sinistra. Però è sull'oggi che siamo interrogati e che dobbiamo rispondere. Cioè l'ottobre, fino a ottobre 2004, che cosa fare? Credo che l'unica scelta sia questa. No, volevo solo dire qualcosa proprio inerente a quello che ha detto lui, che concordo perfettamente, però volevo solo dire questo, che purtroppo i nostri partiti di sinistra, tutti i partiti, passa il problema che è utopistico quello che diciamo, perché noi con le nostre gambe facciamo troppo poco, non riusciamo a fare niente, anche non abbiamo neanche gambe in questo modo. E il potere mediatico è talmente forte che anche se ci muovessimo con le nostre gambe non risolverebbero niente. Questa è una mentalità che è insita dentro i partiti di sinistra, però di tutti, anche in noi. Ho paura che sia così. Vabbè, volevo dire due cose, dico così. Bene, mi devo scusare con un pesce per gli altri intervenuti che sono andati a votare, però era retto quel movimento a contestare il ministro Maroni, che è uno degli altri interpreti dell'attacco alla Costituzione di questo paese. Ringrazio Notari per l'appello, ringrazio Rampi per gli sforzi che sta facendo, perché lo sento come una questione anche mia, perché vengo da quel tipo di cultura che ha fatto la resistenza. Voglio legarmi all'appello che ha fatto Notari poco fa rispetto alla Costituzione, perché anch'io sono figlio di una generazione che protestava, che stava magari nel PC, ma criticava il fatto che il PC si astenesse per unirsi da contro durante il governo Craxi, che è uscito da quel contenitore nel momento che c'è stata la guerra in Kosovo, proprio perché non riuscivo ad accettare di stare dentro un contenitore che aveva fatto questo. Però dobbiamo evitare di fare i paragoni con quello che sta avvenendo adesso e con quello che avveniva in Kosovo. In Kosovo avevamo la guerra in casa, c'era la pulizia etnica, ci voleva un intervento dell'ONU, era impensabile che in Europa tornasse a nascere il germe della guerra, il germe dell'odio razziale. È una cosa diversa quella che sta accadendo adesso. Quello che sta accadendo è lo stabilirsi di una politica di neoliberali in tutto il mondo che deve spiazzare le costituzioni come quella che i nostri padri hanno fondato. Dicono che la Costituzione arretrà. La Costituzione, se si fosse applicata, avrebbe garantito veramente, se fosse applicata in tutti gli articoli, veramente garantito la coesione e la pace sociale di questo paese e anche la pace internazionale. Il problema è che quello che sta avvenendo adesso, e lo si è visto dalle prime mosse di questo governo, così come lo si è visto nelle precedenti, è un attacco sistematico, perché si deve spazzare ogni vincolo sociale che la Costituzione crea. Gli attacchi a tutta una serie di articoli della Costituzione che sono avvenuti con la riforma, ma anche prima, attacchi anche addirittura all'articolo della Costituzione che garantisce i sindacati, perché in questo paese si mandavano i carabinieri a indagare di fronte delle fabbriche quali erano i lavoratori che facevano sciopero. Questo ha fatto questo governo, questa è la gravità della situazione. E oggi ci troviamo di fronte alla rottura del diritto che aveva fatto la coesione del paese, dei diritti universali della scuola e della sanità. Anch'io penso che serve un sussulto più forte dei lavoratori e tutta la parte sana del paese.
perché il movimento molto probabilmente proprio perché è su delle posizioni altre, proprio perché non riconosce sua la Costituzione, ma per cultura politica, perché viene da un'altra generazione, non ha ancora preso consapevolezza, e l'appello di Ingrao andava in questo senso, della gravità della situazione, perché l'attacco al sistema costituzionale di questo paese è la strada per l'avanzata di un sistema neoliberista di stampo autoritario, come esiste in America e come molto paese, probabilmente esiste in altri paesi, forse in modo